Eccoci, siamo in diretta anche per la nostra live di fine maggio. È passato esattamente un mese dall'ultima live. Continueremo questa sera a parlare di apprendimenti nello sviluppo atipico, quindi principalmente dell'ambito scolastico, e lo faremo assieme alla nostra neuropsicologa Giulia Segurini. E c'è una novità perché c'è di nuovo una persona con me, una persona diversa, a rappresentare il gruppo Albini in Italia. Sono molto felice di averla e cominciamo subito a collegarci anche con lei. Allora, intanto cominciano a collegarsi le prime persone. Abbiamo adottato questa strategia di collegarci un po' in anticipo per essere puntuali alle 9, come degli orologi svizzeri. La diretta durerà circa 40 minuti e, come vi dicevo, ancora non vedo Giulia e non vedo Albini in Italia, quindi vi racconto un po'. Vi anticipo di che cosa parleremo, quindi dicevo apprendimenti atipici. Abbiamo spiegato le scorse puntate che cosa significa. In particolare, questa sera approfondiremo il concetto degli ausili e delle tecnologie assistive. Quindi magari vagamente possiamo immaginare di cosa si parla, di che cosa si tratta, però andremo un po' più nello specifico e sarà ovviamente la nostra esperta a spiegarcelo. Poi, se avete delle domande che vi vengono nel mentre, ovviamente scrivetecele. Due sono già arrivate gli scorsi giorni e risponderemo in diretta questa sera. Ok, intanto comincio a vedere dei collegamenti. Sì. Allora, intanto vi ricordo, vabbè, prima vorrei accogliere la nostra ospite e poi spiegarvi qualcosa che la riguarda in realtà. Nel nostro gruppo è una persona molto attiva e anche popolare, grazie ai suoi interventi e grazie anche alla sua figliola. Eccola, Ciao, mi ha fatto molto più rapido di grazie. prima. Benvenuta alla nostra Sara. Benvenuta tra noi, Allora. Sara, molti la conoscono già, per chi non la conoscesse, ti vuoi presentare? Chi sei, da dove Ma vieni, per cosa fai? vabbè, sono Sara, questo già lo sappiamo. Sono mamma di Anita, che ha beh, 15 anni perché li fa il 12 giugno, quindi vicinissimo. Albina, ricciolissima, quindi probabilmente lei l'avete vista perché è la pattinatrice ricciola, quindi è diventata famosa per quello. E, beh, ho iniziato all'inizio, sono entrata nel gruppo Albini in Italia, che non conoscevo ancora, l'ho conosciuto da non troppo tempo, e, nonostante che appunto Anita sia tra i giovani. Forse una dei più anziani. E poi, beh, diciamo che ho iniziato a collaborare col gruppo, quindi Saranno delle novità, insomma, lasciamo un po' aperto così, un po' di curiosità. Tra l'altro, invitiamo la nostra community a leggere anche l'intervista che ho fatto poco fa, qualche giorno fa, qualche settimana fa ad Anita. Se andate sul blog Nero su Bianco la trovate e abbiamo fatto una piacevole chiacchierata insomma, mi ha ricordato molto, io non pattinavo e non ero e non sono neanche sportiva, ma mi ha ricordato me in quell'età in cui comunque sei un po' ritrosa, un po' introversa, ma allo stesso tempo molto determinata e sai quello che vuoi, vai per la tua strada, non hai bisogno di dare troppe spiegazioni al mondo, insomma. Vero, Però vero, proprio così. è stato molto, molto piacevole. E nulla, allora aspettiamo soltanto che si colleghi anche Giulia, però se magari la invito si collega, ok? Nel frattempo
Tanto ti piacerebbe dico che avere come? Anita gliel'ho Ah, ecco. chiesto se voleva venire con me, mi ha detto sì, vabbè, ci penso. Forse, vediamo se avanza tempo. Ecco, appunto, parlavamo dell'adolescenza, no? C'è di meglio da Esatto. fare. Tanto da No, magari fare. sta seguendo, eh. Magari si mette a seguire dal suo account. Sì. Allora, la salutiamo nel caso. Ciao Anita, non lo diciamo a nessuno che stai seguendo. Tanto io, guarda, non lo vedo chi c'è. Allora, vedo che ci sono sette persone collegate. Ok. Vediamo se c'è anche Giulia. Richiesta. No, vedo una richiesta di una persona che vuole partecipare. No, sei tu. Ok, ci sei già. Ci sei già. Sono le 9 e Sì. 2 minuti. Tutto va bene. Allora, così vi ricordo anche quello che è il profilo di Giulia. Si chiama Neuroplasticity Training, perché se andate sul suo profilo lo capite, perché si chiama praticamente parla di neuroplasticità. È un concetto abbastanza complesso, ma lei lo spiega in termini semplici. Comunque, alla fine, è qualcosa che può riguardare ognuno di noi, molto meno astruso di quello che si può pensare. Ciao, eccola. Eccoci, buonasera a tutti. Ciao. Benvenuta, la presentiamo nuovamente per chi si fosse collegato per la prima volta. La dottoressa Giulia Segurini è neuropsicologa, ricercatrice in neuroscienze e anche esperta della riabilitazione visiva. Quindi questa sera ci aiuterà a capire che cosa sono le tecnologie assistive e in che modo possono aiutare le persone con problemi sia di ipovisione ma anche di SA. Giusto? Esatto. Intanto io poi Allora, il una telefono. delle principali domande che ci sono arrivate era proprio esattamente relativamente al termine proprio di assistive technology, così come viene detto all'estero. Quindi assistive technology, detto in italiano tecnologie assistive, è un insieme di strumentazioni che possono essere hardware o software che vanno a facilitare l'operatività, diciamo così, la messa in atto del proprio potenziale cognitivo delle persone che abbiano un qualche tipo di necessità. Io non mi sento di parlare di tecnologie assistive in senso stretto soltanto relativamente a qualche forma di disabilità, come potrebbe essere appunto l'ipovisione, piuttosto che una capacità limitata di deambulare in maniera autonoma per alcune persone, ma mi riferisco a tecnologie assistive per tutte le persone che ne avessero un qualche beneficio ad utilizzarle. La nostra tecnologia assistiva per eccellenza, che tutti noi ormai penso utilizziamo dopo lo smartphone, è il personal computer, o comunque, anzi, me per meglio dire, il laptop, quindi il computer portatile. Quando frequentavo l'università, i primi anni non era ancora cosa di uso comune, però ormai direi che si può dire è di uso comune anche per i professori, quindi persone diciamo comunque ancora più adulte degli studenti stessi, utilizzare il computer portatile per preparare dispense, fare lezione, prendere appunti e quindi conseguentemente studiare. Ecco perché, quindi utilizzato nel lavoro, ma ancora prima di diventare lavoratori, nel processo di apprendimento e quindi nello studio. Ecco perché abbiamo voluto concentrarci in questa diretta, in questa prima diretta introduttiva delle tecnologie assistive, che quindi sarà, diciamo così, a metà tra la spiegazione generale, ma anche avrà una parte di esempi operativi e potrà proseguire in questo senso. Ci siamo concentrati sul discorso degli apprendimenti, perché comunque riguardano ognuno di noi, riguardano gli alunni, riguardano i genitori, perché devono seguire i figli magari nei compiti, riguarda lo studente anche più esperto, lo studente universitario, e poi riguarderà comunque lo studente quando non sarà più studente e diventerà lavoratore. Perché comunque ormai siamo appunto nel 2023, dove si inizia a parlare di intelligenze artificiali, di cose comunque di interazione uomo-macchina, e tutto ciò ha un grande potenziale, chiaramente. Come tutte le grandi
potenzialità, ovviamente ci sono dei rischi nell'utilizzo di questi dispositivi senza che ve ne sia, diciamo così, una cultura di awareness, quindi di consapevolezza. Però, appunto, noi ci concentriamo piuttosto che sui rischi, in questo caso sulle potenzialità. Il personal computer, così, quindi dispositivi hardware e software, possono facilitare le azioni quotidiane delle persone, appunto, che ne avessero bisogno, quindi sia in caso di qualche forma di bisogno educativo speciale, quando occorra un bisogno educativo speciale, ma comunque in generale direi per tutta la popolazione. Quindi questo era per spiegare un pochino che cosa sono, come e perché li abbiamo voluti unire questi argomenti, quindi tecnologie assistive per gli apprendimenti. Quindi io non so se ci sono già in linea alcune persone tra i genitori, gli alunni, forse anche qualche insegnante potrebbe arrivare. Genitore, Come si... qui penso che Anita, la figlia di Sara, usufruisca di diversi Ok. dispositivi, no? Si possono Sì. definire a questo punto attivi, assolutamente sì. 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 Se vuole introdurci la sua esperienza, insomma, allora partiamo anche da questo. Ok. Dunque, Anita ha iniziato con i dispositivi in prima media praticamente, perché alle elementari valutavano che poteva usare i testi ingranditi, quindi ancora eravamo con i testi proprio stampati dalla biblioteca per ciechi, in formato ingrandito, con le pagine poi organizzate proprio perché con i problemi visivi comunque di un albino fossero maggiormente fruibili. Poi con la prima media invece abbiamo iniziato con iPad, che è stato lo strumento che tuttora è importantissimo, cioè lei ovunque vada se lo porta dietro, non solo a scuola, anche perché poi ha un sacco di funzioni e di facilitazioni, appunto. E poi ha anche un video ingranditore portatile. Perché è uno degli strumenti più nuovi, quindi è un video ingranditore che può fare registrazioni, può fare foto, può collegarsi alla LIM in classe, che chiaramente, oltre a essere un supporto visivo per lei, diventa anche uno strumento che le permette di non essere obbligata a stare sempre al primo banco, e quindi che poi in qualche maniera crea un distanziamento. Quindi di strumenti ne ha e poi ovviamente il telefono. Il telefono perché oltretutto lo smartphone ha delle funzioni che sicuramente sono molto utili. Lei è una ragazza che adesso ha 15 anni, viaggia e si muove tranquillamente da sola perché ha imparato benissimo a usare le varie applicazioni che ci sono. Per cui è importante che i ragazzi, secondo me, imparino ad usarli prima possibile, sfruttarli al meglio, proprio perché semplificano tanto la vita. Faccio un esempio, Anita, fai liceo scientifico. E, insomma, non so se senza gli ausili che adesso può usare riuscirebbe a tenere i ritmi di studio e di lavoro, ecco. Anche in classe, Esatto, poi le spiegazioni. mi collego a un concetto importante. Spesso si pensa, diciamo così, quando si fanno i racconti e quindi viene fuori quel racconto che deriva un po' dal telefono senza fili che si fa in ambito scolastico e si pensa, ma allora le persone che usufruiscano di una qualche forma di strumento compensativo e per i DSA o i BES, come sappiamo, anche dispensativo, allora sono avvantaggiati. Allora, non è esattamente così. Lei giustamente ha usato, questa mamma, un termine semplificazione perché le semplificano la vita nel senso che la vita le viene resa più agevole, o meglio, viene sgravata da quello che sarebbe la fatica in più, diciamo, che il peso maggiore che di cui dovrebbe farsi carico e quindi fondamentalmente la sua performance viene facilitata nel senso che è in grado di arrivare subito a mettere in atto la funzione esecutiva senza che ci sia un ostacolo, no? Le famose barriere architettoniche. In questo caso non è una barriera architettonica in senso hardware, in senso fisico, ma diventa comunque un peso che non si vede.
Tra l'altro, se noi ci riferiamo al discorso ipovisione, spesso e volentieri non si capisce, no? Se all'inizio si pensa se la persona possa o meno, ma allora ci vedi o non ci vedi? No? Di solito anche tra i banchi di scuola girano un pochino queste frasi qua, perché chiaramente c'è un diverso tipo di performance a seconda dell'ambiente in cui uno è inserito, a seconda di quanto abbia familiarizzato con l'ambiente in maniera precedente, dalle esperienze di vita. Quindi ogni caso è singolarmente a sé e utilizzare questo tipo di strumenti, impararli a utilizzare, non significa, allora non deve significare una perdita di autonomia, nel senso che è sempre bene comunque sapere come fare nel caso in cui ci sia un blackout mondiale, generale. Okay, quindi cioè, dobbiamo essere sempre pronti a qualsiasi eventualità. Quindi non deve risultare in una mancanza poi di autonomia nel caso in cui X avvenga. E per gli esterni non deve essere vista come una facilitazione rispetto agli altri, no? Quindi, come dire, che sia più facile arrivare al 6 rispetto agli altri, perché in realtà, appunto, è semplicemente andare guidare la macchina senza il freno a mano tirato. Per fare una metafora più di uso pratico, che con le metafore il nostro cervello capisce meglio. E quindi è fondamentale anche, quindi in prima battuta, sapere questo e poi andare a valutare quello che siano gli ausili adatti per ogni caso singolo specifico. Nessun BES è uguale agli altri, ognuno è un caso particolare, così come per il disturbo dell'apprendimento, quindi DSA, e così come ogni ipovedente, ma anche in realtà ogni non vedente, per quanto ovviamente i non vedenti saranno più simili tra loro e gli ipovedenti saranno più simili tra loro, questo è chiaro. E quindi mi ero preparata anche degli appunti per cercare di fare anche un pochino chiarezza sulle macro categorie, diciamo così, perché io appunto ho spoilerato prima, ho detto hardware e software. Quindi ci sono delle cose concrete, come diceva la mamma, e delle cose non concrete, e quindi i software. Allora, ci sono gli ingranditori, di solito sono i più usati, ormai sono super tecnologici, appunto si collegano anche alla LIM, quindi l'alunno è in grado di vivere l'ambiente digitale in maniera veramente inclusiva come i compagni. Poi le nostre classi a scuola ormai sono veramente eterogenee, perché un tempo, diciamo così, la novità poteva essere, come dire, il bimbo straniero. Oggigiorno abbiamo sempre più varietà, ma dalla varietà vi è opportunità, io direi, nel caso degli apprendimenti. E quindi, diciamo, ognuno con la propria neurodiversità, col proprio stile di apprendimento, col proprio cervello, porta il proprio contributo. È ovvio che queste teste le dobbiamo fare comunque ragionare su un terreno uguale per tutti, e quindi ognuno si personalizza il proprio personal computer, il proprio video ingranditore, la propria interfaccia con la LIM in maniera personale. Questo alle. Questa cosa, no, volevo introdurmi un attimo per dire che questa cosa del collegamento del video ingranditore con la lavagna è sorprendente e appunto, come dicevi tu, quando noi eravamo piccole, insomma, il bambino ipovedente che ha problemi di vista, generalmente lo riconoscevi perché stava nel primo banco. Poi nel nostro caso non serviva neanche stare nel primo banco perché non è sufficiente, però era già comunque un tratto distintivo, mentre con questa facilitazione, come dicevamo prima, si abbatte proprio quella barriera, cioè puoi stare in qualsiasi banco, vicino magari ai tuoi compagni, se ovviamente è concesso dagli insegnanti, insomma, in una maniera molto più casuale piuttosto che programmata in quel senso, e lo stesso arrivare al risultato, no? Come dicevamo prima, non può essere vista come un vantaggio perché è come se una persona, chiamiamola, come la chiamiamo, una persona normale, normovedente nel caso dell'ipovisione, arriva a questo livello con un determinato percorso, una persona che ha delle difficoltà per arrivare allo stesso livello ha bisogno di qualche aiuto in più, ma il livello a cui si arriva è esattamente lo stesso.
Solo questo volevo aggiungere perché Esatto. mi sorprende molto come sia andata avanti ovviamente la tecnologia, insomma sono un po' gelosa, mi sarebbe piaciuto averla anch'io, questi video ingranditori. Diciamo così, le tecnologie assistive vanno a rispondere a quei bisogni che non sono necessariamente manifesti o consapevoli, ma soprattutto che non per forza si vedono. Nel senso che nel caso dell'ipovisione comunque la persona diventa un ibrido per cui dall'esterno non si percepisce mai, no? Spesso si fa la domanda, ma quindi tu come vedi? Allora, ogni ipovedente vede nella propria maniera, nessuno è mai uguale all'altro e quindi è chiaro che le personalizzazioni saranno diverse, i bisogni saranno altresì da declinare, le risposte ai bisogni saranno altresì da declinarsi. Quindi, appunto, tornando a noi, quindi per categorizzare, abbiamo detto hardware e software, le tecnologie. Ancora prima abbiamo i cosiddetti dispositivi analogici, se mi si passi il termine, nel senso cosiddetti ausili visivi, quindi possono essere, nel caso dell'ipovisione ovviamente intendo, i righelli ad alto contrasto, per esempio, piuttosto che determinati ausili ingranditi, ma che non mi sto riferendo all'ingrandimento del foglio stampato in A3, come dicevamo e anticipavamo anche per chi ci ha seguiti anche l'altra volta nella live precedente, ovvero solitamente ci sono come dire, le FAQ, no? Quindi le frequent asked question, le domande frequenti. Quindi di solito si arriva a scuola e in caso di ipovisione l'insegnante si mette all'opera e fa tutte le stampe in A3. Non c'è cosa più inutilmente dispendiosa anche a livello di risorse cartacee, nel senso che ci sono alcuni casi in cui può avere senso, quando per esempio si fanno dei lavori di geografia, magari se si devono fare dei lavori di geografia in rilievo, con delle stampe in rilievo, per esempio, e quindi dove ovviamente la spazialità ha bisogno di comunque partire da una 3, lo farebbe anche un normo, tra virgolette, evidente. Però quando si parla di ingrandimento su foglio stampato o meno, si parla di ingrandimento del carattere. Nel senso che se noi a una persona con ipovisione andiamo ad allargare il campo visivo, in realtà gli andiamo a complicare la vita perché sarà ancora più dispersivo. Mentre invece maggiormente è narrowed, no? Quindi è concentrato in un determinato punto, ma il carattere è ingrandito, è chiaro, ci vorranno quindi più pagine per scrivere un paragrafo, però sarà concentrato in un punto e quindi sarà meno faticoso a leggersi. Posso Questo chiederti ovviamente nel. riguardo a questo, Giulia? Parlavi del campo visivo, quindi questa cosa riguarda anche gli schermi della televisione, quindi gli schermi troppo grandi, ne parlavamo ieri, ecco perché te lo volevo chiedere, non vanno bene per una persona che ha i problemi visivi degli albini? Diciamo che va in proporzione a quant'è la distanza dalla televisione, quindi è chiaro che è controproducente se la televisione la si guarda molto ravvicinata, quindi per esempio in una camera da letto non troppo grande, potrebbe un televisorone di quelli ultima generazione, ultimo grido, potrebbe essere inutilmente appunto dispendioso e inefficace, ma in un ambiente molto grande comunque in realtà poi si punta tra virgolette al centro, per cui ecco, quindi non c'è una risposta univoca e soprattutto come dire, gli esperti possono contribuire dando elencando una serie di possibilità, ma l'ultima parola è della persona che abbia la necessità. Questo comunque è sempre vero, quindi inutile imporre diciamo, bisogna stimolare l'utilizzo, nel senso anche il provare diverse cose prima di scegliere. Questo sì, quindi perché altrimenti no, a volte ci sono dei meccanismi di mi tolgo dalla situazione di provare una cosa nuova perché mi spaventa, mi mette a disagio. Ecco, farla provare magari anche se dopo 30 giorni, 2 mesi. Non è cosa, si torna a ragionare in maniera diversa.
in linea generale, quindi non c'è una risposta unica. Ecco. E quindi dicevamo, allora questa cosa qua, vi ho fatto l'esempio della 3 perché succede sempre, con soprattutto gli insegnanti a scuola, piuttosto che anche quando io dico ausili visivi analogici, cioè dobbiamo pensare che un tempo si utilizzava la lente di ingrandimento, cioè quella c'era per la persona che avesse ipovisione perché è molto anziana, la persona che avesse ipovisione da appena nata, quindi come dire, si faceva con quello che c'era, però ecco, in generale io non consiglio mai di utilizzare questo tipo di strumenti un po' datati quando con un computer anche non troppo costoso esiste, cioè anche senza mettere software a pagamento, ci sono anche quelli open access, adesso li stavo per introdurre, però comunque cioè, c'è lo Zoom di Windows, se non c'è quello di Windows, comunque Macintosh è ancora più evoluto in questo senso, per cui ecco, quando dico ausili visivi, per cose che non possano essere fatte in maniera digitale. Allo stesso tempo succede spesso, mi viene ora in mente una cosa che non mi ero segnata, comunque rispetto alla geometria, quando c'è a scuola il famoso passaggio dal 2D al 3D, ci sono tanti software per la geometria. Allora, non è che non si possano usare, è che solitamente andrebbero introdotti dopo che si è fatta comunque la costruzione cartacea, perché bisogna esplorare con le dita la tridimensionalità e poi dopo si può astrarre anche in caso di ipovisione. La neuroplasticità ci insegna proprio questo, cioè il cervello è in grado di adattarsi comunque. È chiaro che il pensare una piramide a base quadrangolare per un ipovedente probabilmente sarà differente da come l'ho pensato io a 11 anni. Ci sta, avrà la sua idea, magari sarà più imprecisa, ecco, all'inizio, però andando prima a costruirla, io faccio sempre fare il passaggio della costruzione comunque dei solidi di rotazione anche in caso di ipovisione e poi che vanno esplorati con le mani. Quindi, volevo fare un altro esempio, poi magari passiamo a qualche domanda che ci è arrivata. Sul discorso video ingranditori, anche OCR. Allora, gli OCR sono quelle cose, quelle tecnologie che servono per scannare il testo. Nel tempo anche l'OCR è uno di quei casi di tecnologia assistiva che esiste sia hardware che software, perché oggigiorno gli insegnanti non lo sanno e io li rimprovero sempre perché abbiamo la famosa G Suite, poi con la pandemia in questo senso ci siamo dovuti evolvere in un batter d'occhio. E nella G Suite c'è Google Keep. Google Keep contiene un OCR fondamentalmente gratuito per tutti. Fondamentalmente si crea una nota, che però può essere anche un'immagine di un testo, okay? Non so, esempio, libro di letteratura. Pagina lunghissima da leggere anche nel libro digitale, perché non sempre il libro digitale è accessibile, adesso poi vi spiego cosa intendo. Si può fare semplicemente una foto anche con lo smartphone, perché ormai abbiamo delle fotocamere eccezionali anche nello smartphone meno costoso, e poi vi è la funzione recupera testo. Ci sono i tre puntini, comunque c'è questa funzione recupera testo. Perché recupera testo? Perché se io recupero il testo da una roba che ho fotografato, facendo copia e incolla, io lo metto su qualsiasi software che me lo possa leggere, anche il più datato come Balabolka, forse qualcuno lo ha sentito nominare, e quindi funziona come una sorta di sintesi vocale. Ok? Uno dice, ma perché io dovrei fare questo se io ho un software come per esempio NVDA, che è uno screen reader, ok? Quindi va a leggere tutto lo schermo del computer, o JAWS, eccetera. Perché spesso a scuola ci si trova nella condizione in cui il libro digitale non è accessibile per lo screen reader. Allora l'insegnante va di stampa fotografica, magari con un dispendio di toner esagerato, perché poi bisogna risolvere tutto nelle tempistiche scolastiche e in cui ci sono tante esigenze, quando invece poi la soluzione
è nello smartphone, ok? Chiaramente questo per tutto ciò che è testo, perché per la matematica è tutto un altro paio di maniche. Quando parlavo di accessibilità, e poi mi taccio per un secondo, mi riferivo al discorso, allora c'è differenza tra libro digitale e strumento veramente accessibile, ok? Nel senso che il libro digitale spesso è utile anche per la persona con dislessia, per esempio, ma nel caso di ipovisione non è accessibile. Nel senso che dal punto di vista proprio informatico è costruito diversamente, quindi non tutti gli elementi sono navigabili al suo interno, ok? Chi ci dovesse aver provato sa benissimo che a volte non sono super accessibili anche con JAWS, che è lo screen reader più evoluto in ambito Windows, diciamo così. E quindi anche questo è un punto ostico a volte per gli insegnanti, perché con l'era del digitale, del libro digitale, che così non bisogna portare il cartaceo a scuola che ci fa venire la gobba a tutti quanti, però comunque non è che si è risolta sempre la faccenda, perché il libro digitale è visivo e quindi per chi ha problemi di vista. Per chi ha un residuo visivo che funziona in una maniera diversa, se non è navigabile con lo screen reader, siamo punto a capo, ok? E quindi, insomma, la faccenda è variegata, ecco, quindi non voglio introdurre troppe cose, però era per far capire questo. E, appunto, screen reader a pagamento o open source, o versione trial, nel senso che, allora, JAWS chiaramente è conosciuto come quello a pagamento, però esiste sempre la versione demo che dura un tot di minuti e poi necessita del riavvio del computer. NVDA, molto utilizzato in tutto il mondo, direi, anche all'estero io l'ho utilizzato, di solito preferito anche rispetto al primo che ho detto. Appunto è open source, non ha problemi e viene anche aggiornato molto frequentemente. Ma ormai che siamo nell'era di Google e l'abbiamo imparato durante la pandemia quando si faceva didattica a distanza, Chrome Vox, ok? Quindi la voce di Google Chrome, che esiste sia come app per computer sia come estensione Google, quindi io me la metto nella mia G Suite e poi ovunque io vado lo posso accendere, ok? Quindi veramente ci sono tantissimi strumenti, si tratta di, come dire, provare qual è la combinazione che è meglio per noi e a seconda di quale contenuto. Contenuti scientifici sono navigabili in una maniera e contenuti più con il testo si operazionalizzano in maniera diversa. Quindi Magari poi alla questo. fine della puntata li lasciamo i nomi di questi software che hai nominato, almeno questi principali, così possono andarseli a vedere. Esatto, sì, solitamente creo un vademecum in cui riassumo i punti principali, in questo caso non soltanto i punti principali a livello di contenuto di quello che ci siamo detti, però proprio poiché ho già detto tanti nomi, magari per fare ordine e per avere appunto un po' un syllabus della faccenda. E dove lo troverete? Lo troverete cliccando nel mio profilo. Nel link che vedete in alto, accedendo al gruppo Telegram, perché di solito metto poi tutto lì. Quindi a fine puntata, promesso che non questa sera, ma da domani lo potete trovare. Perfetto, perfetto. E tra l'altro mi è venuta in mente in questo momento, mentre parlavi, una domanda. Hai parlato del testo, hai parlato delle materie scientifiche, la matematica, la geometria, della tridimensionalità. Mi viene in mente invece quelle materie che sono più magari di immagine, come storia dell'arte, quando c'è proprio solo un'immagine. In che modo viene mostrata una persona con problemi visivi o anche di SA?
ci sono delle soluzioni? Allora, ci sono delle soluzioni e, come dire, chi abbia inventiva la utilizzi, nel senso che chiaramente l'immagine può essere raccontata, ma è comunque un'esperienza differente. Allora, per aggiungere il discorso visivo, chiaramente di solito si passa attraverso l'aspetto tattile, questo soprattutto per chi è completamente non vedente. E di solito, poiché i libri di storia dell'arte hanno tantissime figure, quello che si fa è scegliere le principali per evitare che alla fine cresca un bimbo, cresca e diventi adolescente senza sapere perché è successo che cosa sia la pietà di Michelangelo, piuttosto che l'Apollo e Dafne. Ecco, magari si scelgono i principali e laddove sia possibile, per chi ne abbia riproduzioni, però sono veramente collocate in pochi punti in Italia, in poche biblioteche fornite, oppure si fanno delle gite al museo. Ecco, questo sì, e allora si possono fare dei parallelismi. Chiaramente, ecco, magari il cosiddetto normovedente si sfoglia il libro e fine lì, e nell'altro caso si scelgono le principali per evitare che si creino poi delle lacune di cultura generale che non danno poi problemi nella vita, però è un peccato che vi siano, ecco, nel senso che si vanno a disperdere poi delle possibilità, ecco, in maniera gratuita. Quindi, ecco, da quel punto di vista lì è ovvio che l'esperienza si avvale relativamente della tecnologia assistiva, però appunto torniamo alla parte in cui blackout mondiale, io cosa faccio? Aptico, aspetto aptico, quindi dita, tocco e ci vuole sempre l'aspetto comunque complementare. Ecco, nel senso che la tecnologia assistiva potenzia, però un tempo non c'era, eppure c'erano comunque gli ipovedenti o i non vedenti o chi avesse qualche bisogno particolare, ecco. Beh, tipo quelli della mia generazione, ma anche la generazione precedente, comunque la maggior parte di noi, tra virgolette, possiamo dire di avercela fatta anche senza la tecnologia assistiva. Però ovviamente se avessimo vissuto in quest'epoca con tutte le facilitazioni che ci sono, secondo me siamo tranquillamente liberi di dire che sarebbe andata meglio, nel senso che ci saremmo stancati di meno, che magari certi risultati li avremmo raggiunti in minor tempo, quindi ci sarebbero stati sicuramente dei miglioramenti, quindi non possiamo negare che è un grande aiuto. Mi viene anche in mente che tra l'altro gli ipovedenti normalmente hanno, non so se si può dire effettivamente se sia reale questa cosa, un udito più sviluppato, non so se rientra nelle leggende metropolitane o c'è qualcosa di vero. In ogni caso, non so se sia realmente più sviluppato, ma comunque più utilizzato. Ecco, questo sì, l'udito e il tatto, ma forse nel nostro caso mi viene in mente da dire l'udito. Quindi magari ci sono anche tutta una serie di tecnologie, come dicevi tu, le sintesi vocali, gli screen reader, che utilizzano quello che è forse il nostro secondo senso più. Il primo, ecco, in ordine il Sì. primo più sviluppato, ecco. Sì, in realtà lo dicevamo anche forse qualche live fa, comunque lo stimolo uditivo arriva ancora prima che lo stimolo visivo al cervello, quindi come dire, il potere forse è ancora superiore da questo punto di vista. Io non direi come dire che si nasce, che è una cosa innata dell'ipovedente o del non vedente, ma poiché quello è quello che è disponibile, non è più sviluppato in incipit, ma viene più sviluppato poi nel corso dello sviluppo perché viene più allenato, come qualsiasi cosa che noi però possiamo allenare. E poi volevo collegarmi al discorso sintesi vocale perché magari l'ho dato per scontato prima nelle tante idee che ho espresso, però ci sono delle tecnologie assistive che
possono essere utilizzate, per esempio, sia nel caso della dislessia sia nel caso dell'ipovisione. Quindi, come per esempio, primo tra tutti direi la sintesi vocale, quindi quella parte dello screen reader che rilegge il testo, per così dire, utilizzate però in maniera differente. Quindi è ovvio che i mediatori, gli insegnanti di sostegno, eccetera, devono essere opportunamente formati per qual è la cosa che noi facciamo, permettere all'alunno, al bimbo, all'alunno, all'adolescente di esprimere il proprio potenziale, quindi non la capacità di arrivare all'espressione del proprio potenziale, cioè di sfruttare quella che in letteratura Vygotsky diceva è la zona di sviluppo prossimale, cioè il differenziale, lo spazio che intercorre tra chi sono io adesso, con quello che so fare adesso, e quello che è il mio potenziale anche in base al mio potenziale cognitivo, perché ricordiamo che sia nel caso di ipovisione, poi ci sono dei casi di comorbidità, dei casi di fragilità, però comunque non c'è deficit di quoziente intellettivo né nell'ipovedente né nella persona con dislessia o discalculia, eccetera, ma delle cadute di performance specifiche, ok? Quindi quello che bisogna andare a fare è dargli quel pezzettino per, e magari qui invece mi ripeto perché lo so che l'ho già detto, mettere in atto la funzione esecutiva partendo dallo stesso starting point degli altri, perché altrimenti si devono mettere sopra un peso in maniera gratuita e quindi arriveranno, ci vorrà più tempo e si sprecheranno più energie che invece potrebbero essere poi utilizzate altrimenti. Un esempio tra tutti avevo da riportare in questo senso. Il discorso, quando si pensa a bisogni educativi speciali o per chi abbia già la diagnosi di DSA e ipovisione, si pensa al discorso mappe concettuali, perché c'è questa cosa che per il metodo di studio c'è il grande fenomeno delle mappe concettuali. Allora, non voglio trattare questo argomento in maniera esaustiva perché ci vorrebbe un libro solo per questo, però sempre per la serie Frequently Asked Questions, quindi robe che succedono spesso, le mappe, è chiaro che nell'ipovedente non devono essere delle mappe visive. Io lo ripeto ogni volta, ripetita iuvant, e speriamo che prima o poi qualcuno udisce. Nel senso che è chiaro che anche con l'ingrandimento giusto, eccetera, la mappa visiva è un cercare in senso visivo. Allora, come si fa? Allora, la differenza sostanziale è che tra disturbo specifico dell'apprendimento, dove io devo andare a riordinare un pensiero e ragionamento nel caso in cui ci siano da fare dei ragionamenti tra i pezzi di ciò che c'è nella mappa, diciamo così. Magari starò più attento ai vocaboli nel caso della dislessia, quindi utilizzare termini più brevi e più conosciuti, più tra virgolette semplici, ampliarli in un secondo momento di elaborazione della mappa. Però posso utilizzare una mappa visiva, quindi le famose software CMAP o chi per loro. Nel caso dell'ipovedente, poi ognuno appunto fa un po' quello che gli viene più comodo, ecco, per dirla chiaramente, però sarebbe meglio rendere la mappa lineare nel senso che sia leggibile dallo screen reader in serie, ok? Quindi l'elenco puntato praticamente, mi sto riferendo a questo concetto. Poi dipende sempre da che materia stiamo elaborando, che cosa dobbiamo dire, magari a seconda del contenuto, no? Si va a scegliere il tipo di metodo migliore. E quindi ecco questo, poi ovviamente c'è l'enorme mondo delle shortcuts, che cosa sono? Non è una brutta parola, sono le combinazioni a tastiera. Che permettono di non utilizzare per forza sempre il mouse, perché comunque il puntatore si può ingrandire. Ci sono tanti bei puntatori scaricabili su letturaagevolata.it, ok? Però
è comunque un cursore che vaga nell'aspetto visuo-spaziale della faccenda. Mentre invece con la tastiera, tutti conoscono il copia e incolla, chi ha scritto una tesi di laurea dopo il 2013 sicuramente l'avrà apprezzato molto. Non c'è solo il copia e incolla, CTRL C, CTRL V, ok? Ci sono tante altre combinazioni a tastiera che semplificano la vita e che con una combinazione di tasti fanno ciò che se no faremmo con il mouse, ok? Perché appunto nel caso di ipovisione è ovvio che andare a coordinare l'aspetto visivo con l'aspetto, diciamo così, la coordinazione occhio-mano è più stancabile. Per cui alcune cose le farò con il mouse perché mi piace colorato e perché io non lo devo usare anche in caso di ipovisione, altre cose posso impararmi la combinazione a tastiera prediletta. Ecco. Anche lì però penso sia molto molto soggettivo perché tutti questi software, mi viene in mente l'unico che uso io adesso, ho anche davanti a me il computer acceso ovviamente e sto cercando anche tutte queste parole che stai dicendo e io utilizzo il video ingranditore solamente come video ingranditore, ma ci sarebbero tutta una serie di funzioni tra cui anche la tinta di vocale, il mouse colorato più ingrandito, il cursore, la messa a fuoco, tutte quelle io non le utilizzo. Invece riguardo quello che dicevi tu, le combinazioni da tastiera, io avendo una tastiera normale e devo dire anche abbastanza sbiadita, non perché sia vecchio il computer, ma sono tutte chiare le lettere, i numeri, io preferisco utilizzare il mouse proprio perché con questo video ingranditore faccio tutto da lì nel momento in cui leggo, riesco a leggere e a scrivere tutto. Tutto mi appare comunque ingrandito, utilizzo il mouse, quindi anche in questo caso penso sia molto soggettivo e come dicevamo, dobbiamo provarli questi ausili per capire qual è quello più adatto a noi. Esatto, una delle problematiche più grandi è che poi appunto con tutta questa roba che si può categorizzare, si può poi dire ma quando ne ho bisogno vedo cosa mi serve e me ne utilizzo quelle due o tre cose. Però ce ne sono talmente tante che poi anche fossero due, tre, quattro, in ogni caso bisogna imparare qual è il percorso migliore a seconda di quello che devo fare. E quindi è lì che non è che, come dire, si può dire va bene, ok, vade mecum e basta, e poi ci fai quello che vuoi col genitore, l'insegnante. E no, è lì che bisogna lavorare di possibilità di resa autonoma da parte dello studente, a seconda dell'età dello sviluppo. Quindi ci può essere sicuramente l'adulto facilitatore, però il suo compito non è solo fargliele usare, ma anche fargli avere la critica di cosa usare quando. Però, cioè, ci si sta dei mesi quando si fa, quando si fanno le terapie, gli interventi o come le vogliamo chiamare, insomma, specialistiche. Ecco, e chiaramente sarebbe cosa bellissima riuscire sempre a triangolare bene tra l'intervento specialistico, che sia in remoto, che sia in presenza o in forma ibrida. La scuola, quindi ciò che viene utilizzato effettivamente a scuola e ciò che si fa a casa, perché altrimenti si sprecano energie in tondo e non si va da nessuna parte. Quindi quando si fanno i famosi PEI, eccetera, queste cose vanno dichiarate, ma secondo me la nostra mamma che è collegata con noi ne sa, ne sa perché sia già al liceo queste cose le ha Però vissute. devo dire una cosa, che Anita ha avuto, ora posso dire, una grandissima fortuna in prima media. Il professore di tecnologia, ora si chiama così, ai miei tempi era educazione tecnica, quindi quando ha avuto il primo vero approccio col disegno tecnico, che poi porta avanti anche adesso al liceo, era un ipovedente. Quindi ha compreso meglio di un altro professore quelle che potevano essere le necessità di Anita. Quindi si è approcciato a lei proponendole strumenti, ma anche semplicemente i pennarelli da disegno, queste cose, in maniera differente. E anche lì andiamo a sfatare un mito comunque che vuole che gli ipovedenti non siano portati per le materie tecniche, ma ne sai qualcosa perché qualche giorno fa
C'è stata, dovete sapere, piccola parentesi, nella scuola di Anita, Sì. cos'era, mercoledì, no? È venuto uno dei, Mercoledì, esatto, mercoledì. Augusto, che abbiamo già ospitato in una delle nostre live, assieme ad un collega, amico, un ragazzo, anche lui ipovedente, giusto? O non Anche lui vedente? ipovedente, Ipovedente. matematico, quindi Matematico, che ha scritto un libro proprio dove ha fatto una carrellata degli scienziati più rilevanti, secondo lui più influenti anche su se stesso, scienziati matematici, fisici, insomma, tutti ipovedenti o non vedenti o dal non 1600 vedente. ad oggi. Quindi, insomma, non ci sono limiti davvero. No, no, Chiuso infatti. la parentesi. L'importante è appunto accettare, accogliere. Io parlo da mamma, dico mamma, perché magari come genitori noi tendiamo a pensare qualche volta, come conosco io mio figlio, non lo conosce nessuno. In realtà, ecco, nel momento in cui capiamo che accettare il supporto esterno di chi è veramente competente, nello specifico, è il primo passo. E il secondo è sicuramente mettersi in testa che, come si diceva prima, chi meglio del figlio ipovedente può comprendere qual è lo strumento e il tipo di percorso più adatto a lui. Quindi Eh sì, esatto, l'ultima parola è questo la secondo è loro. essenziale. Sì. È un dialogo, insomma, l'esperto consiglia e non credo che debba mai imporre, perché come abbiamo detto, sì, ci sono delle linee guida, ma non delle regole fisse al 100%, e il paziente, che in questo caso è la persona con problemi di DSA o di ipovisione, dà l'ultima parola, il sì, il no, il fammelo provare ancora un po'. Anche il fatto di cambiare idea, no? Magari si viene a conoscenza di uno strumento che funziona ancora meglio, si è liberi di abbandonare quello precedente, insomma. Ecco perché so che esistono comunque dei centri, non so se sono centri di ipovisione, comunque, in cui questi ausili vengono testati prima, si va lì, l'operatore te li fa vedere, si sta anche un paio d'ore, se non sbaglio, anche di più. Insomma, almeno io ne conosco uno di Torino che è all'interno dell'ottico, che è il mio ottico, mi ha raccontato che fanno così, li fanno provare, anzi puntano molto su questa parte che è totalmente gratuita nel loro caso. E poi vabbè, Sì. Sì, a discrezione del centro, però è importante per noi provare, non si può. confermo. Sono chiamati, diciamo così, in Francia c'è una grande cultura tifloinformatica e non solo della parte tifloinformatica. Nella mia esperienza di lavoro, in Provenza, abbiamo fatto anche delle cosiddette giornate di sensibilisation. Quindi in un caso c'è stata una grande fiera dove c'erano proprio degli stand e allora si faceva vedere e si faceva provare anche ai normovedenti, virgolettato, cioè, li si bendavano piuttosto che gli si mettevano delle lunette, quindi degli occhiali che simulavano la retinite, piuttosto che altre forme di ipovisione e gli si faceva provare i percorsi, in maniera anche molto giocosa, cioè la cosa era poi divertente, sembrava una sorta di, come dire, percorso a ostacoli. Questo e forse ancora più importante, vabbè, sono a due livelli differenti, chiaramente questi dispositivi vengono programmati, cioè, chi è che li fa? Cioè sono degli ingegneri. E quindi noi andavamo proprio a sensibilizzare, sensibilizzazione il termine francese, comunque a farli testare agli stessi ingegneri che li programmavano, mettendoli nella condizione sensoriale e ambientale più simile possibile, perché chiaramente le connessioni neurali sono differenti quando poi si nasce con ipovisione o cecità o insomma il cervello è diverso a quel punto, però cercavamo di simulare questo tipo di situazione in maniera che loro per primi ne facessero esperienza e capissero dove poteva esserci una strada più funzionale di quello della funzione di quel specifico tasto per arrivare a, non so, ora, vabbè, chiamata rapida, ipotesi, vabbè, quello ce l'abbiamo tutti, però per intenderci.
E quindi questo, in altri ambienti, per esempio in Inghilterra, io personalmente in una conferenza sull'accessibilità e sul come si possono insegnare le STEM, che sono le materie scientifiche, quindi Science, Technology, Engineering and Mathematics, con appunto utilizzando questi software, ho riscontrato molta apertura da parte dei programmatori, proprio degli scienziati che li programmano, perché appunto io ho fatto delle prove e poi insieme a dei colleghi abbiamo stilato una serie di domande e di problemi, per così dire, operativi o di richieste. Ecco, quindi in questo senso sappiate che perlomeno magari in Italia sia una sensazione diversa, però comunque all'estero c'è molta apertura ed è un ambito in crescita esponenziale, perché coloro che ci lavorano a livello di ingegneria e ingegneria informatica sono molto aperti ad ascoltare l'utente, perché cioè, loro vogliono lavorare per la risposta finale dell'utente. Quindi questo è stato bellissimo, veramente, anche dalla parte del professionista, no? Ecco. E No, quindi. molto interessante, assolutamente, anche perché poi gli usufruitori siamo noi, quindi chi meglio di noi può dire se funziona o non funziona, dove vorremmo che ci mettessero appunto quel tasto specifico. A proposito Esatto. di estero, volevo leggere una domanda che è arrivata in questi giorni, un papà che mi ha mandato una serie di video dedicati agli smart glasses. E lui ci chiedeva questo. Allora, oggi le tecnologie come l'intelligenza artificiale applicata e degli smart glasses possono essere, secondo me, di grande aiuto alla risoluzione dell'ipovisione. Cosa ne pensate? Io nel frattempo ho trovato delle aziende che stanno lavorando in tale direzione. Allora, lavorano in queste direzioni, è vero. Ora, senza fare pubblicità a una marca piuttosto che l'altra, ora ce n'è una americana nuova, ma di cui però non ricordo il nome. Comunque, insomma, ne esistono più di una versione di questi smart glasses, ma ne esistono anche di molto fashion per, tra virgolette, sempre normovedenti, nel senso che ormai anche Ray-Ban ha implementato un suo modello che sta andando tantissimo con una fotocamera stile Mission Impossible impiantata qua, che praticamente c'è, cioè, e questa cosa sulla asticella, sono divertita tantissimo a provarlo. Che cioè, scatta foto, fa video, è tipo comunque abbastanza potente perché all'interno il dispositivo è a livello di GoPro, ok? Quindi magari avranno una partnership, ora io non ho indagato, però quindi comunque lo smart glass, gli smart glasses sono anche per i normovedenti sempre più, cioè si andranno sviluppando. Ora, che questa sia una cosa buona o meno, ci sono le faide, poi si creano. Allora, io direi questo in linea generale. Ecco, quello famoso alla Mission Impossible non è comunque, non contiene un OCR all'interno, quindi non fa una lettura. Ok, però si può ascoltare la musica, però il concetto è quello, cioè la tecnologia quindi è declinata, diciamo così, per il normovedente più sull'aspetto ludico ricreativo, e invece come ausilio in caso di ipovisione, che può essere anche un'ipovisione insorta per un diabete, magari in tarda età di una persona anziana che, amante della lettura, non voglia perdere, magari in parte, però poi si stanca e allora poi può utilizzare appunto lo smart glass. Quindi, cioè, io che amo la tecnologia sono assolutamente a favore. In linea generale, parlerei allora di strumento compensativo piuttosto che risoluzione, nel senso che risoluzione capisco, Conformo. però è un po' pericoloso. Soprattutto magari se si parla con un bimbo, con un ragazzo, cioè si capisce, ma magari può esserci un termine forse ancora migliore. Poi se uno dice risoluzione non è che fa un danno esagerato. Però comunque, come avevo detto prima, è bene ricordare che bisogna mantenere l'autonomia.
Ok? Quindi, come nel caso famoso della persona anziana che solitamente magari appunto ha una cataratta, o un problema conseguente al diabete, e quindi perde la vista, circa probabilmente se è un lettore incallito di Agatha Christie continuerà con la propria torcia a cercare il metodo di. E secondo me bisogna proprio prendere esempio da questo, cioè non perdere l'allenamento di là, però non affaticare l'occhio e quindi comunque avvalersi anche, se possibile, perché sono strumenti molto costosi, perlomeno quelli, gli occhiali intelligenti, di smart glasses. Immagino che il sistema nazionale non li rimborsi, non per il momento. Per la mia Luca, allora. esperienza personale, no, allora, per la mia esperienza personale, non sono carte semplici da fare, poi le leggi cambiano sempre, quindi non vorrei dire fischi per fiaschi, però al massimo se ne può rimborsare una percentuale, ma con quella percentuale, considerando il costo totale, non dirò cifre perché potrei dire delle cose strane, però insomma, Siamo tanto sulle sì. elevate. Cioè, allora, ecco, però c'è comunque un elenco di ausili che sono prescrivibili anche in base alla, come posso dire, all'importanza, per così dire. Quindi comunque in ogni caso, allora uno magari se riesce a avere, come dire, quando dice, ah, me l'hanno passato, allora uno anzi si fa passare la licenza di Jones, che perlomeno quella cosa fatta a capo A, e poi lo smart glass, secondo me, in tante ASL non sanno neanche che esiste, per Ma cui prima che venga inserito in un nomenclatore, ecco. passeranno dei secoli. E questo, ritornando anche poi, come sapete, io mi chiamo neuroplasticity con la Y trattino basso training, quindi neuroplasticità, cioè questa roba di adattarsi, il cervello ce l'ha innata, ce l'ha qualsiasi cervello, e mantenere l'autonomia vuol dire proprio continuare ad allenarla questa neuroplasticità e quindi comunque mettersi alla prova, come appunto la persona anziana che ho preso l'esempio prima, è appassionata di Agatha Christie, che non vuole rinunciare al cartaceo perché poi è il profumo della pagina, e però allo stesso tempo poi si stanca e allora ha dei nipoti fantastici che gli hanno regalato lo smart glasses, e quindi poi a un certo punto, tac, si mette l'occhiale intelligente. Quante volte capita di essere un po' resistenti alla tecnologia, ma poi una volta che la si prova non si abbandona più. Ecco qua, quindi io mi ero segnata un po' di cose, faccio una rapida scorsa per vedere se sono riuscita a passare tutti, mi sembra di sì, insomma tutte le cose importanti, sì, mi sembra di averle dette, si possono fare quindi, ecco, quindi adesso è chiaro tecnologie assistive, è chiaro il discorso che alcuni ausili, diciamo quelli più relativi al computer, quindi forse più software, alcuni si possono declinare sia per dislessia, quindi disturbi dell'apprendimento di differente natura, che per ipovisione, disabilità visive. Ora che è chiaro di che cosa volevamo parlare, magari provate per la prossima live a immedesimarvi in una situazione tipo in cui fate fare i compiti ai vostri ragazzi, oppure vi siete trovati in prima persona a studiare, avete avuto una determinata problematica, oppure siete degli insegnanti con una classe particolarmente variegata, dove sicuramente ci sono alcuni di questi casi che abbiamo elencato, e quindi lasciateci le vostre domande, diciamo anche operative. Sarà forse più difficile condividere lo schermo per far vedere le cose che si possono fare, però in qualche modo facciamo per le prossime volte. Perché appunto poi ho fatto esempi sui testi, cioè sulle cose tipo italiano, okay? Però poi c'è tutto un grande discorso per la matematica. Comunque, cioè, no worries, perché la matematica lineare, quindi comunque sicuramente sì, o anche direi in prima superiore, anche se fosse un liceo, cioè, si può fare abbastanza tranquillamente anche su Word, perché ci sono delle funzioni nascoste che non insegnano a utilizzare neanche quando si fa l'ECDL, che è la patente europea del computer, però ci sono.
e quindi ben venga conoscerle e familiarizzarci e fare le cose con meno fatica, ecco. Direi che questo è il nostro motto, insomma, fare le cose con le stesse cose con meno fatica. Interessante anche questa cosa di Word, ci vorrebbe davvero tipo un corso pratico per utilizzare questi Sì. strumenti, proprio quelli più semplici, che appunto magari non tutti sappiamo nascondere queste funzionalità. Però veramente sentitevi liberi di fare qualsiasi domanda per le prossime volte, anche mandare degli screen. Ce li mandate in privato, insomma, sul mio profilo che vi invito a seguire se già non lo fate, nero su bianco R, su quello di Giulia che è neuroplasticity-training e come vi diceva prima, lascerà un link per entrare nel gruppo Telegram dove ci sarà una guida dedicata alla puntata di oggi e poi tutte le successive, perché ovviamente ci sarà sempre un regalino ad ogni puntata. E direi che una nostra bella oretta l'abbiamo fatta, però è perché più che altro siamo sempre più lunghi nei tempi perché in realtà gli argomenti sono molto complessi e sempre più approfonditi, come vedete andiamo sempre più dentro le cose, questo ci piace, ci fa molto piacere. Grazie di essere stati con noi, vi ricordo che Giulia fa anche delle consulenze sia online ovviamente per chi è a distanza e in presenza per chi è della sua zona che è la Liguria, insomma, la Spezia, la zona di La Spezia. E nulla, per cui se volete contattarla, scrivetele, scriveteci le vostre domande e nulla, vi diamo la buonanotte, buon weekend e ci vediamo alla prossima puntata. Esatto. Allora, alla prossima puntata, grazie per chi ha partecipato e grazie a voi per avermi ospitato e le vostre testimonianze. È stato, insomma, molto divertente. Abbiamo sforatissimo, però Non importa. tutte cose che si volevano dire, Ne tutte cose valsa la belle, quindi pena. bene. Grazie Sì. anche a Sara di essere stata con noi. Vediamo chi è il prossimo che torna. Grazie a voi. E grazie. Un bacio ad Anita, non si è fatta vedere, ma la Vediamoci. salutiamo. Grazie, riferirò. Perfetto. Grazie a tutti, allora. Buona serata. Buona Ciao, buona serata. serata. Ciao, ciao, a Ciao. presto.